Ohoi ciurma! Rieccoci a bordo della nave scuola Runewalker. Eccoci alla seconda puntata della guida per aspiranti pirati. Cominciamo ad entrare più nel dettaglio pratico di come fare le cose per benino e ad analizzare le vere meccaniche del gioco. Oggi parliamo dei segreti della navigazione e dell'orientamento e di una nuova e fresca aggiunta che è appena arrivata, le stagioni, che hanno fornito ulteriore linfa vitale al titolo. Colgo l'occasione per ringraziarvi del sostegno che ha ricevuto il primo episodio, che vi lascio nelle schede qui sopra in caso non l'abbiate visto, e vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanellina se non l'avete già fatto. Perfetto, siamo pronti? Andiamo! Sea of Thieves è un gioco basato sull'abilità del giocatore, come praticamente tutti i titoli che coinvolgono il PvP contro altri giocatori. Per imparare ad essere un temibile pirata ci vuole tempo, sbaglierete molte volte strada, sparerete male, morirete, perderete la nave e il bottino, verrete presi di mira da altri equipaggi. Capisco che possa essere a volte frustrante, ma non demordete. Ogni sconfitta vi renderà migliori se saprete imparare dai vostri errori. Sea of Thieves è un gioco aggregativo, per come la vedo io, quindi sebbene io conosca molte persone che fanno i numeri anche giocando in solitaria, per i principianti il mio consiglio è di trovare almeno un compagno di squadra per imbarcarsi in un'avventura. Vi divertirete di più, vi organizzerete meglio, imparerete più in fretta come comportarvi in ogni situazione e avrete più possibilità di sopravvivere, garantito. Informazione fondamentale. La nave va dritta quando il pomello speciale, chiamiamolo così, è rivolto verso l'alto. Ogni timone esteticamente può avere colorazioni e forme differenti, ma ha sempre uno dei pomelli diverso da tutti gli altri. Quando la nave sta andando dritta, sentirete un rumore particolare girando il timone. E se usate un controller, sentirete anche una lieve vibrazione. Più le navi sono grosse, più i giri di timone sono numerosi, quindi ascoltate sempre con attenzione il suono o la vibrazione per capire quando siete dritti. Dunque, la navigazione. Per fare le vostre missioni dovrete partire dall'avamposto e orientandovi con la bussola e controllando la vostra posizione sulla mappa di bordo, spiegherete le vele verso la vostra destinazione. Semplice, no? No, e vi dico perché. Siccome passerete sicuramente il 50% del vostro tempo fra le onde e, come sapete, il mare è sempre pieno di pericoli e inconvenienti, dovrete saper affrontare ogni imprevisto mentre solcherete i mari con la vostra bella barchetta. Ho spulciato tonnellate di forum, post di Reddit, video spiegazioni che ormai di secondo lavoro faccio lo skipper, quindi cercherò di semplificare i concetti e evitare di fare il fenomeno, come quei malati che dicono vira a bordo e ammaina la vela dell'albero di trinchetto, anziché gira a sinistra e apri la vela davanti. Girati! E girati per Dio! Non so se vi siete accorti, ma se aprite la vela davanti contro vento la nave non va a ritroso. Deduco perciò che non siamo sull'Amerigo Vespucci durante il servizio di leva in marina, quindi datevi una serena calmata. Oh, innanzitutto il vento. Il vento è indicato da delle linee bianche che durante la navigazione spirano in una direzione. A causa di un glitch a volte potreste non vederne bene il flusso, quindi usate le bandiere in cima agli alberi della nave o la bandiera degli emissari dietro il timone per capire come orientare le vele, anche se solitamente basta morire o prendere un tritone per resettare questo glitch. Il vento non è fisso in una direzione, ma si muove costantemente e il nostro obiettivo sarà quello di tenere le vele in modo da raccoglierne il più possibile e gonfiarle lungo tutta la traversata. Per compiere le missioni dovrete viaggiare fra grosse porzioni di mappa, perciò è di vitale importanza metterci meno tempo possibile per attraversarle, senza contare che se avete dei nemici alle calcagna pronti ad arraffare i vostri tesori e volete evitare lo scontro, ottimizzare la velocità è la vostra prima arma. Pensate alle vele come all'acceleratore di un'automobile, più che a una vela vera e propria. Vela giù si accelera, vela su si rallenta fino a fermarsi, a seconda dell'inerzia della nave. Più alberi avrà la nostra imbarcazione, più andrà veloce quando saranno tutte aperte e in favore di vento. Ogni nave eccelle in varie condizioni di navigazione. Possiamo avere vento a favore, quando il vento ci spinge dal retro della nave, vento trasversale quando spira da un fianco e controvento quando il vento ci soffia contro. Con il vento a favore e tutte le vele spiegate, in ordine dal più veloce al più lento abbiamo galeone per primo, secondo il brigantino e ultimo lo sloop. Ma questa è la condizione ideale. E quando siamo contro vento? Primo lo sloop, secondo brigantino, terzo il galeone. Ma questo solo se le vele sono perpendicolari al vento che viene da davanti. E con le vele ruotate? E con il vento laterale la vela dritta? E con la nave sotto sopra? E con le vele in cemento armato? Siccome ci sono svariati fattori, vi lascio qui a schermo le immagini riepilogative di tutte le casistiche fra direzione del vento e angolo delle vele con le relative velocità di navigazione.
in descrizione ovviamente il video originale dalle quali sono state tratte, perché sì, sono una persona disagiata, ma no, non fino a questo livello di dettaglio. In termini di scontri contro altri giocatori, come vi dissi nel primo episodio, la chiave è sfruttare i propri vantaggi per mettere in una posizione di svantaggio gli avversari, quindi fate buon uso di queste informazioni. In aggiunta, più la nave sta navigando velocemente, più l'angolo di virata sarà ampio. Spesso, quindi, per fare le manovre di fino è necessario dosare la velocità. Se infine volete fare una curva repentina e decisa per evitare l'impatto con gli scogli, disorientare l'avversario o tagliargli la strada, o per qualsivoglia emergenza, avrete tre soluzioni. 1. Se avete tempo sufficiente, ruotate il timone verso la direzione desiderata, alzate le vele per aumentare la velocità di rotazione della nave, per poi riaprirle. 2. Usare un arpione per agganciarvi a qualche fondale o a qualche scoglio. Avvolgere l'arpione con la pressione del grilletto sinistro e trascinarvi di colpo per imprimere un brusco drift. Oppure 3. Ruotare il timone verso una direzione e ancorate. Ovviamente la soluzione 3, includendo l'ancora, va usata solo in extremis, specialmente se non avete la possibilità immediata di rialzarla e ripartire nel minor tempo possibile. Usate l'ancora solo per le inversioni a 180 gradi, per così dire, se dovete fermarvi all'avamposto e non avete dimestichezza con gli arrivi morbidi, riducendo gradualmente la velocità, o non siete ferrati con l'uso degli arpioni per fare i parcheggi stile Grand Hotel. Gettate l'ancora, chiudete tutte le vele e rialzate immediatamente l'ancora. Una nave ancorata è la preda più facile per gli altri equipaggi, perché starà lì, bella, ferma e comoda, a prendersi le cannonate. Quindi state sempre allerta e siate pronti, nel peggiore dei casi, a spiegare rapidamente le vele per darvela a gambe, salvando così nave e bottino. Se doveste alzare l'ancora in mezzo a una pioggia di palle di cannone nemiche, fra gente che vi abborda e cerca di uccidervi, o nel pieno di un incendio sulla vostra nave, beh, sarebbe un bel casino, quindi non lo ripeterò mai abbastanza, non lasciate mai la nave ancorata. Unica eccezione a questa regola imprescindibile, le tempeste. Se siete su un'isola impegnati in una missione e una tempesta si avvicina, ancorate, altrimenti grazie al moto delle onde la vostra nave potrebbe andare a sbattere e imbarcare acqua, o peggio, essere portata al largo. Piccola parentesi, già che ci siamo nell'argomento. Le tempeste saranno più o meno violente a seconda della zona di gioco in cui vi trovate. Durante le tempeste la bussola impazzirà e il timone sarà molto difficile da governare. Voi e la vostra nave potrete essere colpiti da fulmini, quindi non lasciate barili esplosivi in cima all'albero o sul ponte, fidatevi, capita. Cercate di non usare nemmeno la spada durante le tempeste o attirerete maggiormente i fulmini. Sì, capita anche questo e fanno parecchio male. Le tempeste sono anche utili a seminare gli inseguitori, ma solo se sapete cosa state facendo, altrimenti evitatele o alla peggio affrontatele per cercare di uscirne il prima possibile. Bene, ora sapete navigare circa, o almeno avete le basi. La perfezione verrà con la pratica, non preoccupatevi. Durante la navigazione non sempre le cose vanno lisce, come dicevamo, infatti vari incontri si possono palesare lungo il vostro tragitto. Potremo incontrare dei relitti, contrassegnati da grossi stormi di gabbiani visibili dalla distanza, che se esplorati possono regalarci ricchezze e risorse. A volte gli stormi di gabbiani sono più radi e indicheranno dei barili galleggianti, dove spesso potrete trovare tesori, che brilleranno quando sarete a distanza, ma anche parecchie risorse, vitali per le sessioni di gioco più lunghe. Arpionate i barili e svuotateveli con calma, magari con l'aiuto dell'equipaggio. Ah sì, state attenti ai barili esplosivi in generale, ma specialmente quando navigate, se urteranno contro una qualsiasi parte della nave salteranno per aria come mine marittime e no, non è bello se la nave è la vostra. Ne parleremo più nel dettaglio nel video sul combattimento e sul PvP. La mappa di gioco è veramente vasta ed è divisa in quattro regioni. A nord-ovest abbiamo le Shores of Plenty, lussureggianti isole che gli sviluppatori hanno realizzato ispirandosi ai Caraibi. A sud e sud-ovest le Ancient Isles, ovvero le rocciose e monumentali isole degli antichi, tribù di indigeni che le popolavano nell'antichità. A nord-est le Wilds, isole rocciose e dall'aspetto maledetto, semifortificate e con il cielo quasi sempre coperto da nubi. E il Devil's Roar a sud-est, zona ricchissima di vulcani attivi che incendieranno e distruggeranno la vostra nave, geyser che vi proietteranno nella stratosfera quando ci passerete sopra, e già solo con questo avete capito che siamo a livelli stellari di trauma. Ognuna delle location segnate sulla mappa può rappresentare diverse tipologie di luoghi. Abbiamo gli avamposti, ovvero gli hub principali dove troverete tutti gli emissari, le taverne, i negozi e montagne di barili da svuotare per farvi un po' di scorte, le chiatte che somigliano a degli autogrill del mare, mini avamposti dove troverete un po' di risorse ma non potrete consegnare tesori, eccezione fatta per carni cucinate e pesci, e dove potrete interagire con alcuni mercanti di una fazione specifica denominata la chiamata del cacciatore.
i forti, delle vere fortezze, solitamente ricche di risorse e barili esplosivi, e che saltuariamente diventano attivi quando comparirà una nuvola a forma di teschio sopra di esse, popolandosi di scheletri e brutti ceffi, ma questo sarà in un altro capitolo. E infine le isole, protagoniste indiscusse del gioco e meta di ogni pirata che si rispetti, dove andrete in cerca di tesori, merci e quant'altro. Non vi faccio l'elenco di tutti i nomi delle isole perché sennò facciamo notte, ma vi lascio in descrizione qualcosa di utile. Il primo è un link al sito di Rare Thief, dove con una mappa interattiva potrete vedere una copia esatta della mappa di gioco, una sezione di ricerca per immagine, dove potrete comodamente guardare in dettaglio ogni isola e avrete le coordinate esatte in cui si trova, ma non solo. Vedremo tutto nella prossima puntata, entrando più nel dettaglio. Il secondo è un link per il Play Store, dove trovare la stessa cosa, ma su smartphone. Con tutte queste risorse non dovreste aver problemi di alcun tipo per orientarvi fra le isole e navigare in relativa sicurezza. Ultimo blocco, le stagioni. So che è un argomento molto approfondito e merita un video a parte, e infatti l'ho già realizzato, lo trovate nelle schede qui sopra. Mi limito a dirvi, per voi che siete dei neofiti, che qualsiasi cosa farete, dalla semplice navigazione alle uccisioni di scheletri, alle missioni completate, persino ai pesci che pescate, verrà tutto tenuto traccia e vi verrà fornita una reputazione speciale, detta fama, che vi fornirà monete d'oro, dobloni e anche oggetti cosmetici man mano che livellerete. Ci ho tenuto a dirlo perché sicuramente i nuovi pirati che vogliono iniziare su Sea of Thieves vedranno comparire a schermo cose pur non facendo apparentemente nulla, quindi non preoccupatevi, va tutto benissimo. Se volete avere altre informazioni più dettagliate, fatemelo sapere con un bel commento qui sotto o scrivetemi tramite i social network che trovate in descrizione. Visto che il video è diventato enorme anche stavolta, nonostante mi fossi ripromesso di farla breve, vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, suonando la campanellina se non l'avete già fatto, lasciare un like e un commento, magari con l'indirizzo di uno psichiatra in gamba, perché condensare un mondo vasto come quello di Sea of Thieves in video di 10 minuti è un'impresa che so già mi porterà lentamente ma inesorabilmente alla follia. Detto questo, buon divertimento gamers e alla prossima!